quando il tempo sembra finito, sospeso, etereo, e lo spazio appare infinito, immortale, senza pareti né confini, allora è lì che entra in gioco la tecnica. Quella capacità dell'uomo di superare gli ostacoli nel minor tempo possibile. Sulla tecnica, soprattutto sul legname, con le asce, perché è difficile imparare queste discipline, avere i movimenti fluidi, essere rilassati, ma col tempo ci si arriva, perché all'inizio si parte, si picchia, ma in realtà non sai neanche cosa stai facendo. Sull'under and chop, quando ho iniziato questo sport, non avevo una minima idea di quanti colpi e dove darli, ma più vai avanti, più impari che in teoria con 12 colpi nel primo lato e 12 colpi nel secondo lato tu devi finirlo. I migliori al mondo lo fanno in 8 e 6. Pian piano ci si arriva. Just 20 years old and wow, look at the pace he's setting already against Komarek. He moves to the other side very quickly, taking out huge chunks of wood. Komarek now comes over the other side. Oh my goodness! 12:39 for Meyer, first place. È una questione di sopravvivenza, anche e soprattutto a livello sportivo, per uscire dalla foresta delle emozioni col massimo dialogo tra natura, cultura e tradizione. Conosciamo le storie di due rookies italiani, tra i primi in Europa nel ranking Under 25. Io ho iniziato Steel Timber Sport grazie al mio lavoro. Io lavoro per una ditta, un rivenditore di motoseghe. Mi hanno mandato a fare un corso di aggiornamento a Cambiago. Mi hanno chiesto se volevo provare a questo sport e da lì mi sono innamorato e non ho più smesso. All'inizio ho provato un altro genere di sport, poi ho conosciuto un altro amico che praticava questo sport, la mia ragazza mi ha spinto a farlo. Da quel momento lì ho sempre iniziato a aggiungere cose, crescere, spingere e i risultati stanno arrivando. Il dolore, sia fisico che mentale, non si può prevenire, ma solo affrontare. Con la giusta dose di coraggio, con la giusta voglia di rimettersi nuovamente in gioco. Passione e sentimento per proteggersi dal freddo giudizio del dio Crono. Molto importante per la motosega, quindi la stock saw, sono le protezioni e la sicurezza. E si fa la competizione sempre indossando le cuffie di protezione, gli occhiali, pantaloni antitaglio e quando si mette in moto la motosega bisogna sempre metterla in moto in sicurezza, quindi motosega in mezzo alle gambe e si tira oppure motosega appoggiata per terra e piede sopra. L'attrezzo di base diciamo che è l'ascia, quella è fondamentale, bisogna sempre prepararla e tenerla pronta per ogni competizione. Ci sono molte tipologie di asce, quindi c'è l'ascia che è più grande, più lunga, con una filatura più in dentro, con una filatura più larga e quello va a seconda del legname. La protezione serve come sicurezza per il trasporto dell'ascia, sicuramente per la persona e poi anche per evitare di sbattere l'ascia da qualche parte e andare a rovinarla, perché comunque sono asce molto delicate. L'eco della sfida si espande tra cielo e terra, richiamando le gesta di eroi chiamati a imprese come Thor, dio del tuono e della tempesta. A tanto arriva l'uomo per compiere un destino fatto di acciaio, legno e rumore assordante, come di un bolide che attraversa corpo e animo in pochi istanti che paiono eterni. La motosega è tutta nella testa, perché tu devi ascoltare i giri del motore, devi dare la pressione giusta, non devi premere troppo perché sennò la motosega cede. L'hot saw fa parte dell'ultima disciplina nelle competizioni pro. Sono macchine estremamente pericolose, estremamente potenti. In pratica vengono utilizzati i motori, partono dal 250 fino ad arrivare a 350 di cilindrata. Con
quando si va a fare le competizioni e si rappresenta il proprio paese è sempre qualcosa di positivo e di molto bello personalmente, perché comunque vuol dire che c'è una nazione che ti dà fiducia e bisogna sempre cercare di ripagare questa fiducia. La forza di un atleta, alla fine, non si misura solo in centimetri e centesimi. Sono il suo valore, la sua forza e il suo coraggio che in un campo di gara si traducono in precisione, forza ed equilibrio, la cui somma è la sintesi di sei discipline che si traducono nelle STIHL Timber Sport Series. Let's see if we can make it. Take it for-